Pronto? Sì. Siccome quest'aula ha molto spazio, direi di spalmarsi un po'. Ecco, bravi. Sì. Meglio se lasciate due sedute tra uno e l'altro, ecco. La prudenza non è mai troppa. Siccome non siamo ancora fuori dal guado, meglio essere prudenti. Qualcuno deve prendere posto? Bene, possiamo iniziare. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Come tutti sapete, il progetto relativo agli uffici di prossimità è un progetto pilota che vede coinvolti i distretti delle corti d'appello di Torino, Genova, Firenze, ed è finanziato con fondi europei. L'obiettivo è quello di riavvicinare la giustizia ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, che è quella parte dell'amministrazione della giustizia che riguarda i cittadini e che per il cui accesso non c'è bisogno dell'assistenza di un legale. Questa necessità è venuta in rilievo soprattutto dopo la riforma della geografia giudiziaria che ha concentrato nelle città di provincia quasi tutte i tribunali, lasciando scoperto il territorio. La Corte d'Appello di Torino svolto un'attività di coordinamento nel progetto con gli altri enti coinvolti, Ministero, Regione, Comuni, Uffici Giudiziari del Distretto. Questa attività congiunta ha già permesso l'attivazione di uffici di prossimità nei circondari di Torino, Ivrea, Vercelli e l'anno prossimo anche ad Alessandria, Asti e Cuneo. Mancano all'appello ancora Novara, Biella, e speriamo di poter attivare almeno l'anno prossimo, almeno un ufficio di prossimità anche in questi circondari e vedremo con la Regione quali iniziative prendere di concerto con i capi degli uffici giudiziari e una rappresentanza dei comuni di quei circondari. La Regione, i comuni, gli uffici giudiziari si sono spesi molto per questo progetto e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale di questi enti, personale degli uffici giudiziari, gli addetti anche alla formazione dei dipendenti dei comuni che si interfacceranno con i tribunali e quindi anche con i colleghi che si sono prestati per fare questa attività di coordinamento. Tutti insieme personale hanno creduto e credono in questo progetto, per cui a loro deve andare veramente il nostro applauso e il nostro ringraziamento. Vi auguro buon lavoro e che questo convegno sia proficuo per tutti. Grazie. Scusate, io vi lascio no, perché ho ancora delle cose da scrivere, però insomma ci sono Presidente, rappresentanti. noi la ringraziamo Grazie. comunque per averci ospitato, quindi la ringraziamo anche per la sua presenza, è stato davvero cortese di essere qui con noi. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, buon lavoro.
Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti in questa riunione. Oggi è un incontro tecnico. Devo essere più vicina, scusate. È un incontro tecnico, vuole essere un incontro molto tecnico. Chi non mi conosce, sono Erminia Garofalo, sono vice direttore della direzione della Giunta della Regione Piemonte. Ho partecipato al progetto Sin dai suoi albori. Ricordo i primi incontri con il Ministro di Giustizia nel lontano 2017 e poi tutte le varie tappe amministrative dell'approvazione del progetto. Il progetto si chiama complesso e lo è di fatto, è un progetto complesso davvero. In realtà il termine fa riferimento al fatto che è un progetto che ha natura nazionale e finanziato con risorse del PON nazionale, PON Governance, e vede la partecipazione, lo ricordava il presidente, di 3 regioni pilota, ma nel frattempo si sono aggiunte anche molte altre regioni d'Italia. La regione Piemonte aveva dei compiti specifici. Io sto facendo un attimo di sintesi, giusto perché mi sembra opportuno ricordare qual è stato il percorso e a che punto siamo. Credo che questo sia un momento anche un po' di scambio e di condivisione delle varie tappe e dei progressi di questo progetto. La regione Piemonte aveva il compito di partecipare nell'ambito del gruppo pilota alla modellizzazione alla predisposizione del modello formativo e organizzativo dell'ufficio di prossimità e ha già operato in questo senso con un primo prodotto che ricorderete tutti, credo che sia il vostro breviario, non dico sul comodino ma quasi, che è il famoso toolkit, che è il documento che era stato prodotto preliminarmente per accompagnare nella prima fase di avvio gli uffici di prossimità, ma successivamente il compito della Regione Piemonte era quello di prendere un po' per mano gli uffici di prossimità attivati, accompagnarli in un processo di efficientamento anche delle attività e soprattutto arrivare poi alla definizione di un modello formativo e organizzativo da restituire al Ministero di Giustizia, che è l'organismo intermedio di questo progetto, per poterlo poi estendere in tutte le regioni d'Italia e consentire a tutto il territorio italiano di avere un servizio abbastanza omogeneo in tutto il territorio. Noi siamo partiti da alcune realtà che erano già state avviate in autonomia presso il Piemonte e tra l'altro ringrazio queste realtà perché ci hanno consentito di cominciare a ragionare sull'esistente. Compito di questa fase del progetto è raccogliere le esperienze esistenti e provare a suggerire dei miglioramenti. Abbiamo fatto un avviso per consentire ai comuni del Piemonte a questo progetto. L'avviso in prima battuta era stato, poi lascerò la parola alla collega Di Domenico, che è responsabile dei rapporti con gli enti locali, quindi vi dirà nel dettaglio cosa è successo. Devo dire che in prima battuta molte erano state le istanze di partecipazione, poi un po' complice la pandemia, credo, ma anche la fatica di gestire un progetto di questa natura non ha fatto sì che tutti quelli che avevano risposto positivamente all'avviso poi confermassero le loro intenzioni. Io spero che i presenti siano tutti quelli che hanno aderito e che intendono accompagnare la regione in questa sperimentazione. Ma anche gli indecisi e vediamo se riusciamo a convincerli con quello che racconteremo oggi. Altro compito della regione, tra i compiti della regione, era appunto, dicevo, quello di accompagnare il progetto attraverso 2 servizi fondamentali: un servizio formativo, cioè fornire una formazione di base, ma non solo, ai referenti degli uffici di prossimità, al personale collocato presso gli uffici di prossimità, ma anche di fare un'analisi dei processi, delle procedure amministrative in atto presso gli uffici,
per arrivare a definire una modellistica più agevole, più efficiente. E per modellistica intendo anche banalmente la modulistica, cioè voi avete presso i vostri uffici, per coloro che sono già attivi, dei modelli. L'intento è quello di verificare che tutte le informazioni siano correttamente raccolte, che non ci sia anche modo di migliorare lo scambio informativo e la raccolta e gestione dei documenti, degli atti. Le altre due regioni pilota, Regione Liguria e Regione Toscana, avevano invece altri due compiti, ovvero la Regione Toscana è entrata nel progetto come regione pilota perché aveva già sviluppato un punto di accesso, un sistema open source che consentiva l'accesso libero a chiunque volesse utilizzarlo, e un redattore atti, che all'inizio era in fase, diciamo, ancora embrionale, nel corso del progetto si sta evolvendo. La Regione Liguria invece aveva il compito di costruire sulla base di questo applicativo un gestionale per la gestione proprio delle pratiche dell'ufficio di prossimità. Le due regioni hanno lavorato e nel corso delle attività che noi di supporto che vi forniremo cercheremo anche di ragguagliarvi sullo stato dell'arte dell'attività svolta da queste altre due regioni. Oggi io ho il piacere di presentarvi il raggruppamento temporaneo di imprese che ha acquisito, che ha vinto la gara che abbiamo fatto per appunto la fornitura del servizio formativo e organizzativo. Lascerò poi a loro successivamente la parola per presentarsi e per presentare le attività che verranno svolte. Sostanzialmente il percorso che abbiamo condiviso anche con il Ministro di Giustizia è quello di fornire una prima formazione agli addetti agli uffici di prossimità, ma anche un accompagnamento presso i vostri uffici. La formazione sarà di livello differenziato, ovvero chiaramente il personale referente degli uffici di prossimità può avere competenze differenti perché sono tante persone, in taluni casi magari con esperienza pregressa, in tal altri invece neo incaricati del servizio, quindi necessita di una formazione differenziata e il servizio formativo dovrà cercare di come dire, colmare queste possibili lacune del personale per consentire a tutti di riuscire ad avere a fornire un servizio abbastanza omogeneo sui territori. Nello stesso tempo, e parallelamente all'erogazione di questa formazione, ecco, apro una parentesi, la formazione, il Piemonte ha il compito non soltanto di erogare la formazione, ma soprattutto di costruire degli standard formativi fruibili anche da remoto. Quindi noi abbiamo il compito di restituire al Ministero di Giustizia i programmi formativi, i contenuti formativi e anche la documentazione che potrà essere erogata, anche in modalità e-learning, possibilmente. Chiaramente anche su questo ci sarà una applicazione differenziata, valuteranno i formatori in che modo erogare questa formazione. Concretamente, saranno proposte delle giornate formative in presenza, altre giornate si potrà concordare anche una formazione da remoto, ma questo verrà poi valutato anche in relazione ai fabbisogni formativi che emergeranno dall'analisi concreta che verrà fatta presso i vostri uffici. Il raggruppamento individuerà dei referenti che saranno, come dire, il vostro riferimento per tutte le attività, per la prossima attività, svolgerà, è attribuita a questo soggetto, a questo raggruppamento, anche attività di monitoraggio, che sarà molto importante perché via via che agirete
Erogherete questo servizio nella cittadinanza, sarà molto importante avere dei ritorni per capire in che misura può essere migliorato, quali possono essere i suggerimenti per migliorarlo. Altra cosa che faremo, questo riguarda, devo dire che il nostro riferimento, l'utilizzatore di questa fornitura sarà più i tribunali, meno i referenti degli uffici di prossimità. Noi abbiamo appaltato anche il servizio per la digitalizzazione delle pratiche giacenti. È in fase di insediamento la commissione di gara che dovrebbe individuare il vincitore della fornitura. E successivamente poi ci sarà rapporto con i tribunali per la digitalizzazione delle pratiche ancora in cartaceo. Questo sempre alla luce di provare a risolvere tutta una serie di problematiche e semplificare un servizio che comunque di per sé non è così semplice. Mi sembra di aver più o meno detto tutto. Lascerei, se ci sono domande rivolte a me direttamente, ovviamente le raccolgo. Ecco, l'intento di questa mattinata è di cercare di fornirvi delle informazioni concrete, ma anche di ottenere da voi delle domande, di sollecitare delle domande da voi. Vogliamo che sia molto tecnica questo incontro, quindi è l'occasione anche per rivolgerci delle domande. Come regione siamo presenti, la sottoscritta che in qualche modo ha il coordinamento di tutto il progetto, quindi sarà mio compito poi eventualmente restituire all'interno della regione alcune istanze su questioni che non posso immediatamente risolvere, e la dottoressa Di Domenico, che invece è il responsabile dei rapporti con gli enti locali, quindi dal vostro punto di vista è la referente per l'attuazione degli accordi che sono stati sottoscritti. L'RT vi racconterà come intende proseguire le attività e basta. Quindi successivamente a queste prime presentazioni poi raccogliamo da voi domande, istanze, quesiti vari. Lascio la parola alla dottoressa Di Domenico, che vi racconta qualcosa sul come si è proceduto per la definizione dell'avviso e gli esiti dell'avviso. Buongiorno a tutti. Mi ha presentato già la dottoressa Garofalo, sono Laura Di Domenico, sono la responsabile del settore rapporti con le autonomie locali in seno alla direzione della giunta regionale. Appartengo al gruppo interdirezionale interassessorile di Regione Piemonte che si sta occupando della gestione del progetto. La mia competenza è istituzionale, prodromica alla fase attuativa vera e propria e di realizzazione del progetto, nel senso che mi è stato attribuito il compito di curare la fase di manifestazione di interesse, di sottoscrizione degli accordi, funzionale poi a far sì che effettivamente si potesse dare attivazione a questi uffici di prossimità. Il compito di questa mattina è quello di darvi più o meno un panorama di qual è stato, diciamo, la situazione in Piemonte con riferimento al tipo di adesione che si è avuta sul territorio piemontese, in particolare sugli enti di area vasta, quindi province e città metropolitana. Sappiamo tutti, perché è stato scritto, è stato detto, è stato comunicato, che l'obiettivo che si poneva alla regione e che si pone tuttora alla regione quando ha deciso di aderire al progetto è stato quello di costruire gradualmente, piano piano, una rete di uffici di prossimità che fossero in grado, in modo il più possibile esteso sul territorio e perequato rispetto appunto alla tipologia di servizio offerto, di offrire ai cittadini sul tema della giurisdizione volontaria quanti più servizi possibile. Cosa è successo nella fase iniziale? Chi è presente lo sa, è stato approvato nel 2019 un avviso per manifestazione di interesse dove la regione ha cercato di comunicare nel modo più sintetico ma chiaro possibile
quali fossero i termini di questo progetto, quali fossero gli impegni eventualmente richiesti ai soggetti aderenti, che sono soltanto comuni, singoli, associati, e in che modo si potesse poi attualizzare la gestione del progetto. Abbiamo aperto 3 finestre di apertura per questo avviso di manifestazione di interesse per 2 motivi. Il primo, per dare la possibilità ai comuni di cominciare a interiorizzare la realtà della situazione che si poteva creare e verificare se effettivamente i comuni potessero essere in grado di assumere un impegno così importante. Ma la seconda motivazione era anche quella di dare la possibilità alla Regione, insieme alla Corte d'Appello e ai Tribunali, di monitorare un po' le risposte che arrivavano sul territorio. Abbiamo avuto nella prima finestra di apertura un successo clamoroso che ci ha abbastanza gasato, devo dire, cioè eravamo molto soddisfatti, 23 risposte, quindi 23 manifestazioni di interesse solo nella prima finestra di apertura. Poi sappiamo tutti che cosa abbiamo vissuto in questi 2 anni, la seconda e la terza sono, diciamo, cadute un po' a livello temporale a cavallo della situazione pandemica. Abbiamo avuto 5 risposte nella seconda finestra di apertura con 4 soggetti idonei e 5 risposte nella terza finestra di apertura con 3 soggetti idonei. 30 manifestazioni di interesse, quindi, a cui si devono aggiungere naturalmente i comuni che insieme a noi hanno partecipato alla fase sperimentale di questo progetto, che sono l'Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello e La Loggia, il Comune di Susa e il Comune di Pinerolo, che hanno fatto un po' da apripista rispetto proprio all'analisi che è stata fatta per costruire il capitolato, poi per fornire attività di formazione, per cercare di modellizzare appunto questi uffici. Le manifestazioni di interesse, però, per scelta regionale, non portavano immediatamente all'assunzione di un impegno reale. Nel senso che mano a mano che la Regione ha scorso queste graduatorie che si erano formate in funzione di queste 3 finestre di apertura, ha richiesto ai comuni, o insomma ai titolari, diciamo, dell'idoneità, di confermare l'interesse per iscritto prima di procedere poi all'avvio di tutta la fase istituzionale che avrebbe portato poi alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, alla trasmissione del toolkit e alla vera e propria fase di attivazione del progetto. Questo accordo, che doveva essere sottoscritto dai soggetti, appunto, sottoscrittori, impegnava sia la Regione che i comuni, e poi in una fase successiva è stato integrato con un nuovo sottoscrittore in accordo con il Ministero di Giustizia e con la Corte d'Appello e i tribunali competenti, è stato inserito anche il tribunale competente per territorio. Quindi l'accordo contiene impegni reali, pragmatici e importanti sia per la Regione che per il Comune che per i tribunali. Chi ha sottoscritto l'accordo sa già di che cosa si sta parlando. La Regione si impegna a fornire gli arredi, le attrezzature informatiche, a consegnare il toolkit che è stato consegnato a tutti i sottoscrittori, alla formazione, stiamo parlando adesso appunto del progetto formativo, al supporto della fase d'avvio, al supporto ai comuni nella fase di comunicazione. I comuni hanno degli impegni precisi, devono fornire i locali, il personale, devono sottoscrivere il protocollo prassi con il tribunale competente, devono garantire sulla base del modello la realizzazione delle attività che sono nel modello inserite e diciamo occuparsi anche di svolgere una minima attività di divulgazione dell'esistenza di questo ufficio. Il Tribunale crea un centro di competenza per accompagnare dal punto di vista operativo gli uffici di prossimità,
cerca di risolvere le problematiche reali di fronte alle quali si trovano gli uffici, tutto questo coordinato dalla Corte dei Conti proprio per evitare che ci sia dalla Corte d'Appello, scusate. La Corte dei Conti è un chiodo fisso, scusate il bisticcio. Dalla Corte d'Appello, proprio per evitare che ci siano sperequazioni, no, nel trattare problematiche che possono essere giudicate simili, individua sempre un magistrato e un cancelliere come referenti, quindi in ogni tribunale c'è un magistrato e un cancelliere che sono referenti per questo tipo di attività, e stabilisce insieme ai comuni un cronoprogramma per l'avvio delle varie attività. Dicevo, la regione quindi, trovatasi di fronte a queste graduatorie che hanno portato alla manifestazione di interesse da parte di 30 enti, ha cominciato a scorrere queste graduatorie e ha richiesto ai comuni un impegno scritto, quindi una conferma scritta dell'interesse ad aprire, quindi ad attivare veramente l'ufficio. E qui c'è stata una sorpresa. 10 enti sui 30 che hanno inizialmente manifestato l'interesse all'apertura hanno rinunciato formalmente. Le motivazioni in alcuni casi sono state addotte, in altri no. Le motivazioni importanti, tra le motivazioni importanti che possiamo registrare, c'è stata innanzitutto la situazione pandemica che ha portato alla necessità di occuparsi di situazioni di emergenza, contingenti, eccetera. Un'altra motivazione che è stata addotta è stata la difficoltà di gestione delle problematiche sindacali sollevate in relazione al personale che avrebbe dovuto essere adibito al presidio dell'ufficio. Questa è la stessa motivazione che viene addotta in alcuni casi da qualcuno dei 5 enti che invece hanno una situazione in sospeso, cioè non hanno manifestato per iscritto di nuovo l'interesse, ma non hanno neanche rinunciato formalmente. Tra le cause di questa sospensione c'è proprio la difficoltà sindacale nella gestione, nell'organizzazione di questo personale che dovrebbe presidiare l'ufficio. Quindi noi su 30 enti che hanno manifestato l'interesse ne abbiamo 10 che hanno rinunciato per iscritto formalmente, 5 che sono in bilico, e siamo arrivati a questa situazione. Nel 2019 abbiamo sottoscritto repertoriato i 3 accordi dei comuni pilota, diciamo, no? Quindi Unione Moncalieri, Trofarello, La Loggia, Comune di Pinerolo, Comune di Susa. Nel 2010 abbiamo sottoscritto 10 accordi: Casale, Tortona, Canelli, Vesime, Alba, Bra, Saluzzo, Unione del Ciriacese e Basso Canavese, Unione Valle Orco e Soana, Carpagnola. Nel 2021 abbiamo sottoscritto 5 accordi: Spigno Monferrato, Castelboglione, Caluso, Varallo e Cannobio. 18 accordi in totale, e in questi 18 comprendiamo i 3 della fase sperimentale. Le province coinvolte non sono tutte le province piemontesi, sono 5 a cui si unisce la città metropolitana. Sono totalmente assenti, lo diceva prima il presidente della Corte d'Appello, Novara e Biella. Alessandria ha 3 comuni, Asti 3, Cuneo 3, città metropolitana è quella che ha registrato, diciamo, il maggior numero di adesioni, ma anche perché nel territorio della città metropolitana comprendiamo i 3 comuni pilota, cioè i 3 enti pilota, sono 6 in tutto. Vercelli ne ha 1, VCO ne ha 1. Allora, questa è una situazione che a noi come regione fa pensare, perché se lo scopo del progetto è quello di diffondere il più possibile in modo perequato
gli uffici di prossimità sul territorio in modo da coprire, diciamo, la maggior parte della relazione con gli uffici giudiziari e fornire i servizi ai cittadini, ci siamo interrogati sulla necessità di trovare dei canali di incentivazione per poter comunicare convincere il più possibile gli enti locali che insistono sul territorio della bontà di questo progetto e degli importanti servizi che sono forniti ai cittadini. Qual è l'intenzione della Regione? Al di là del sistema di comunicazione che sarà attivato in modo importante, l'intenzione è quella di aprire un nuovo avviso per manifestazione di interesse esteso su tutto il territorio, ma magari con dei titoli preferenziali, delle situazioni più sbilanciate verso i territori delle province che non sono coperti o sono pochissimo coperti. Naturalmente chiederemo il supporto dei tribunali, ma soprattutto della Corte d'Appello, per cercare di trovare delle chiavi che ci consentano di raggiungere questo obiettivo. La sollecitazione per i comuni e i rappresentanti dei comuni che sono presenti e che stanno vivendo la realtà dell'attivazione di questo ufficio è quello magari di farsi anche parte diligente nel trasmettere ai comuni limitrofi, alle realtà territoriali limitrofe, un interesse nei confronti del progetto, ma soprattutto nei confronti dei servizi che in più vengono erogati ai cittadini. Io ho finito nel darvi comunicazione rispetto alla situazione in atto e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, la collega ha introdotto un tema su cui in effetti non mi ero soffermata adeguatamente. Nell'ambito delle attività che deve svolgere la Regione c'è anche questo proprio del supporto alla comunicazione, nel senso che tra i servizi che noi dobbiamo aiutarvi a erogare è proprio una comunicazione verso i cittadini del servizio stesso che andate ad attivare, e nello stesso tempo, viste le risultanze del dato di fatto del numero degli uffici attivati, in questa fase vorremmo fare anche un'azione promozionale. Per cui pensavamo, sicuramente lo abbiamo come obiettivo da progetto, ogni anno facciamo un evento di comunicazione che non è questo è un incontro tecnico di aggiornamento dello stato dell'arte del progetto. A gennaio faremo l'evento di comunicazione e speriamo di potervi dare anche un ritorno sulle prime, come dire, un riscontro sulle prime attività svolte dagli uffici che non hanno ancora aperto e che nel frattempo si sono attivati. E questo proprio allo scopo di incentivare i timidi. Noi pensiamo, ma lo avete pensato anche voi che avete attivato il servizio, quindi è evidente che è un servizio utile per i cittadini, e quindi noi vorremmo davvero provare a operare una promozione sui territori che non hanno attivato gli sportelli per poter consentire di offrire un servizio omogeneo a tutti i cittadini piemontesi. Quindi sicuramente a gennaio faremo questo evento promozionale, sicuramente ci stiamo interrogando su come fare una comunicazione migliore per poter appunto avere un'azione più incisiva. A Latere con il presidente Borelli ci dicevamo che faremo poi magari delle trasferte mirate sulle province di Biella e Novara, che sono state talmente timide da non aderire per nulla. Ciò non toglie che sicuramente è utile il vostro supporto, è un'azione, uno scambio nelle reti che voi avete per poter
diffondere un'iniziativa che a nostro giudizio è sicuramente valida. Lascio la parola a questo punto ai componenti del raggruppamento temporaneo di imprese per presentarsi e per presentare il seguito delle attività. Buongiorno a tutti, grazie a dottoressa Garofano, dottoressa Di Domenico per averci introdotto. Io sono Rodolfo Nasini e insieme al dottor Simone Rossi e al dottor Filippo Pappalardo rappresentiamo le imprese del raggruppamento che vi seguiranno in questo percorso di attivazione degli uffici di prossimità. Allora, chi siamo? Io rappresento KPMG, che è una società di consulenza specializzata in servizi di analisi organizzativa e di processo nelle pubbliche amministrazioni, in interventi di supporto al cambiamento e che nell'ultimo decennio si è affermata, diciamo, tra i primi attori italiani anche nel settore della giustizia per questa tipologia di interventi. Ci ho gruppo rappresentata dal dottor Simone Rossi, è una società fortemente specializzata in tutta quella che è l'innovazione organizzativa nell'ambito giustizia, con focus e conoscenze molto specifiche per quanto riguarda gli enti locali e gli uffici giudiziari, e quindi quando dico focus e conoscenze specifiche mi riferisco a tutte quelle che sono attività di ottimizzazione di processo e di innovazione sia di sistemi sia di servizi verso il cittadino. Per ultimo ma non ultimo ovviamente MAT, che invece è una società che completa, diciamo, il nostro RTI, rende completa, diciamo, l'azione dell'RTI, portando all'interno del gruppo competenze relative a tutti quelli che sono i servizi di formazione, assistenza e affiancamento operativo relativamente agli strumenti informatici del processo telematico, in più competenze molto approfondite, molto specifiche anche su tutto quello che sono i temi dell'informatica giuridica e giudiziaria. Come società, quindi ci vedrete con voi impegnati in questo percorso di attivazione degli UDP, che essenzialmente si articola in due macro aree. Una è una linea di intervento legata alla modellizzazione degli UDP, che vedrà coinvolto questo raggruppamento con le regioni pilota per definire il modello organizzativo e formativo attendere, diciamo, dell'UDP, quello definitivo, e un'attività di attivazione e accompagnamento invece con voi, quindi con i comuni e con i tribunali, che è un'attività finalizzata che ha l'obiettivo di supportare proprio l'attivazione degli UDP nel territorio. L'attività sarà articolata in tre ambiti principali, che sono la gestione del cambiamento, la formazione e il supporto all'assistenza. Quindi nella gestione del cambiamento ci vedrete in attività di analisi organizzativa e assessment agli UDP per accompagnarli e adeguarli al territorio nazionale. Per quanto riguarda l'attività di formazione, si prevede invece di offrirvi servizi per la formazione frontale e il training on the job, che saranno articolati secondo un programma definito con il Ministero, che vede una prima parte, diciamo, di base formativa che serve a darvi quelle competenze utili ad aprire e a far funzionare da subito l'ufficio di prossimità, e una parte invece di programma avanzato che invece serve a completare a tutto tondo quella che poi è la formazione necessaria per la gestione di questi uffici. Ovviamente nell'ambito della formazione verrà tenuta in considerazione, insomma, quelli che sono i livelli formativi raggiunti, quali sono i bisogni formativi, quindi attraverso un monitoraggio delle competenze sia in ingresso che in uscita alla formazione, e quindi poi con attività che sono poi attività di formazione continua su vostra richiesta piuttosto che sul nostro input, no? Laddove si ritenga utile e necessario. E infine la terza, diciamo, il terzo ambito su cui si articola
questa attività, questa linea di intervento, di attivazione e accompagnamento, riguarda proprio il supporto e l'assistenza. Quindi avrete a disposizione un help desk al quale potete rivolgervi per richieste di supporto che spaziano, diciamo, dall'ambito giuridico all'ambito informatico organizzativo relativamente all'UDP, e in più ci sarà ovviamente un monitoraggio continuo che faremo delle attività, come anticipavano anche poco fa la dottoressa Garofalo e la dottoressa Di Domenico, un monitoraggio continuo delle attività presso i tribunali e gli UDP. Per fare queste attività, come ci siamo strutturati, come ci siamo organizzati? Ci siamo organizzati secondo una struttura circondariale, quindi abbiamo una strategia circondariale. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'RT metterà a disposizione degli uffici di prossimità e dei tribunali un referente di circondario per tutti quelli che, diciamo, è un ruolo di raccordo fra il tribunale e gli uffici, per fare in modo che ovviamente ci sia coesione e coordinamento fra i tribunali e gli uffici, e per fare in modo anche di garantire che a livello di circondario tutte quelle che sono, quelle che vengono chiamate di solito le best practice, gli elementi migliorativi di un ufficio, siano poi comunque riportati, diciamo, su tutti gli uffici e poi non solo il circondario, e poi comunque anche tra i vari referenti del circondario in accordo su tutti gli uffici del territorio. Ogni ufficio avrà poi un suo referente specifico al quale voi potete rivolgervi e che avrà nei vostri confronti una responsabilità di un ruolo legato al coordinamento delle attività e un ruolo anche molto attivo operativamente, perché collaborerà anche in tutte quelle che sono le attività poi di fatto di analisi e accompagnamento e di accompagnamento organizzativo in tutte le attività che sono anche di programmazione della formazione, e si preoccuperà di fare in modo che voi avrete a disposizione sempre le risorse specifiche utili, diciamo, a quelli che saranno poi gli elementi, i punti di attenzione che emergeranno nel corso del progetto. Questa rappresentazione, come ha detto la dottoressa Domenico, vuole soltanto, diciamo, una rappresentazione sinottica di quelli che sono i circondari che attualmente hanno aderito, i circondari e gli uffici di prossimità. Quindi su questa, diciamo, andrei veloce. Come diceva la dottoressa Garofalo, l'attività di oggi vuole essere, l'incontro di oggi vuole essere non solo un incontro teorico, diciamo, in cui vi parliamo del progetto, ma vuole essere un incontro pratico, e quindi passo la parola al dottor Simone Rossi, che invece vi rappresenterà quelli che sono i prossimi passi previsti sul progetto. Sì, buongiorno. Scusate, mi tolgo la mascherina anch'io perché è difficile parlare con la mascherina. Intanto grazie di essere qui e di partecipare al progetto. Con molti di voi li abbiamo già incontrati e ci conosciamo, quindi sappiamo quanto credete in questo nuovo servizio, in questa collaborazione tra tribunali e enti locali per sostenere le fasce più deboli della popolazione che necessitano un po' più di attenzione anche in modo dislocato all'interno del territorio regionale. Gestione del cambiamento. Io sono Simone Rossi, di CEO Gruppo, scusa magari per chi non l'avesse registrato. Qua con noi, e saluto e ringrazio, ci sono anche i vari colleghi sia di CEO Gruppo che di KPMG e di MAT, che sono in sala insieme a voi e che nei prossimi settimane, mesi conoscerete tutti molto bene. Gestione del cambiamento significa accompagnarvi nell'attivazione del servizio e nella modulazione anche degli accordi e dei rapporti tra gli enti, gli uffici di prossimità e i tribunali. Vuol dire
accompagnarvi nella messa in opera di quello che questa politica pubblica vuole mira, insomma, a rendere reale e pratico l'attività sul campo. Come prima cosa molto pratica ci serve conoscervi tutti, quindi avere i vostri nomi, i vostri riferimenti, i vostri contatti. Per questo i nostri colleghi, in particolare il dottor Di Sivo, il dottor Comini, dovrebbero già avervi chiesto i riferimenti. Alcuni sono entrati dopo, magari non hanno ancora dato i nomi, quindi vi chiediamo la cortesia di fornirci i vostri riferimenti, così come in un qualche modo dobbiamo recuperare tutti quelli che si sono collegati a distanza, in modo da poter fare quella cosa, programmare le attività, in particolare di sopralluogo, primo incontro, come abbiamo già fatto nei circondari di Asti e di Vercelli in queste ultime settimane. Ieri, per dire, eravamo a Varallo e dove siete stati voi? A Carmagnola, ok. Quindi siamo più squadre, siamo più persone, siamo una squadra nutrita che vi accompagnerà. E abbiamo bisogno di incontrarvi per fare vedere i locali, vedere il servizio come avete pensato e costruito laddove siete già in uno stato più avanzato, capire a che punto siete nella costruzione del percorso dove invece siete magari un po' più indietro. E per questo faremo degli incontri, delle interviste, delle osservazioni, confrontandoci per capire esattamente qual è la vostra idea, qual è la vostra possibilità di modulazione del servizio, la vostra organizzazione. E oltre alle interviste, quindi, andremo a programmare poi le successive attività che ovviamente sarà un supporto mirato rispetto alle vostre esigenze e al vostro stato di attivazione. Quindi faremo interviste, vi somministreremo un piccolo questionario per riuscire a avere dati omogenei su tutta la situazione territoriale. Vi chiederemo la documentazione, la modulistica che magari avete già adottato o avete pensato di costruire in un certo modo, magari vi siete già confrontati con il tribunale, e lo stesso cosa faremo poi anche con i tribunali, no? Per capire qual è un po' l'idea, il focus da mettere in piedi, perché è importante che ci sia estrema coerenza tra quella che è l'idea e il modello di servizio che ha in mente l'ufficio giudiziario, e poi come viene realizzato a livello territoriale, trovando quegli accordi molto pratici che semplificano il lavoro degli uni e degli altri e possono dare un buon servizio ai cittadini a livello territoriale. Dopodiché, fatto questa prima panoramica, insieme andremo a definire le azioni concrete da realizzare, ovviamente tenendo conto, come vi racconterà il collega Pappalardo, delle attività formative, delle attività di assistenza, ma anche tenendo conto appunto della necessità di definire sia un modello di diffusione, informazione a livello territoriale, pensiamo alle inaugurazioni, alle comunicazioni, alla cartellonistica, tutto quello che è necessario realizzare affinché i cittadini sappiano che esistono sul territorio questi servizi, prendendo informazioni dai tribunali, prendendo informazioni dall'ente locale e quant'altro, andremo a condividere insieme a Regione, che ha forte interesse, come avete sentito poco fa, nella diffusione e reale implementazione di questa iniziativa. Quindi vi accompagneremo nel realizzare quello che il modello, il toolkit che vi è stato distribuito prevede, specializzandolo e realizzandolo come appunto è nelle vostre possibilità, sulla base delle risorse dedicate e quant'altro, nel vostro territorio. Quindi a brevissimo avremo bisogno di incontrarvi e insieme programmeremo tutte queste attività. Il nostro orizzonte cercherà di essere abbastanza, insomma, intenso, quindi perdonate se non siamo subito da voi, perché siamo da altri colleghi, ma subito dopo saremo da voi, anche da chi è già partito, quindi immagino anche appunto quelli che inizialmente erano partiti in modo pionieristico, ovviamente li andremo a trovare, guarderemo, insomma, faremo un minimo di assessment organizzativo, perché poi anche loro sono beneficiari di questa iniziativa e quindi parteciperanno alle attività formative, guarderemo quali altre attività e azioni potremo fare per migliorare insieme il servizio. Per quanto riguarda invece la formazione.
Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti oggi. Io sono Filippo Pallardo, amministratore di MAT, una delle società delle RTI che sono state presentate. Ringrazio anch'io tutti i colleghi delle varie società che sono qui presenti, in particolare Monica Menini che mi sta già supportando attivamente in questa sfida molto interessante e un pochino diversa rispetto a quelle che siamo abituati a fare nell'ambito unicamente del settore giustizia, perché qui usciamo verso il territorio, verso i cittadini, quindi già nel confronto con le persone con cui ci siamo incontrati è tutto davvero molto, molto stimolante. Come dicevano i colleghi, abbiamo già iniziato delle attività. Stiamo in particolare con Monica Menini, ma la squadra, oltre ad essere allargata ad altre società, ci sono anche altre persone della mia società che naturalmente conoscerete in corso d'opera. Stiamo cercando di fare una fotografia iniziale a tutti gli UDP in corso di apertura, prefiggendoci degli obiettivi, cercando di capire qual è la situazione attuale, facendo appunto una vera e propria fotografia di quello che sta avvenendo in questo momento. Passeremo naturalmente anche presso tutti i territori dove ci sono già UDP preesistenti, in modo da praticamente costruire un percorso lineare, un vestito su misura per ognuno. In particolare, per quanto ci riguarda, noi ci occuperemo della formazione, soprattutto quella in ambito processo civile telematico e diciamo rapporti con gli uffici giudiziari, ma seguiremo anche tutte le parti che all'interno dell'RTI, le cosiddette soft skill, quindi praticamente come presentarsi, come dare veramente una mano al cittadino per poter trovare un riscontro, un'informazione e un supporto davvero utile prima dell'accesso successivo eventuale giustizia, facilitando questo percorso qui. Ieri in particolare con una persona è venuto fuori un concetto molto bello, quindi una persona che siamo andati a trovare in questo primo tour circondariale che stiamo facendo, che ci ha detto dalla parte del un'utenza naturalmente quella che si rivolge a volte alla giurisdizione, che ha anche necessità particolari rispetto al generale. Avevo preparato due appunti, ma sostanzialmente tutto è stato detto. Rientro un attimo nell'help desk per spiegarvi esattamente di che cosa si tratta. Lo attiveremo a brevissimo, sarà a disposizione di tutti quelli che apriranno a brevissimo l'ufficio di prossimità e quelli che l'hanno già aperto e quelli che verranno. Si tratta di un help desk specialistico, multidisciplinare, come diceva il collega Nasini, e sarà sempre a disposizione di tutti per dare un immediato riscontro, per essere sempre con voi durante la giornata, anche per il piccolo problema, diciamo, che si potrebbe porre in corso d'opera, anche una volta che si ha a che fare appunto con l'utenza, l'utilizzo degli strumenti e quant'altro, eccetera, anche sulla parte organizzativa. Quindi è un modo per, anche da remoto, stare sempre in costante affiancamento con voi. Io penso di aver detto tutto, di non dover aggiungere altro, perché così lasciamo spazio anche a eventuali domande, quant'altro, eccetera, e vi ringrazio per l'attenzione. Prego. Ecco, siccome questo voleva essere appunto un incontro molto, molto tecnico, molto colloquiale, c'è spazio per domande di qualunque tipo.
se ci sono dubbi, c'è la regione, c'è l'RT, prego, non siate timidi, ma anche domande che a vostro giudizio sembrano banali, cioè qualunque. Prova? Sì. Io sono referente insieme alla collega del Tribunale di Alessandria e secondo me è un punto importante perché poi questo progetto abbia continuità, resti nel futuro e sia davvero un investimento nei termini che avete descritto, è che si parta prima che nella fase iniziale ci sia un importante momento di confronto con i singoli tribunali per capire quali sono le nostre modalità dei progetti, dei processi, la modulistica che abbiamo in uso noi rispetto a quello perché possiamo anche darvi dei feedback sull'utenza, sia sull'utenza privata, ma già ad esempio anche solo utenza privata entra nel progetto, sì. Ok, quindi anche tutte quelle che sono tutta una serie di criticità e di struttura, insomma, perché quello che voi poi portate nei singoli uffici di prossimità sia qualcosa che sia coerente, possa avere uno sviluppo adeguato con il tribunale. Altra cosa che ritengo importante è che sia in tutto il momento del percorso, nei rapporti che voi avete con gli uffici di prossimità, ci siano dei feedback anche a noi, in modo che poi quando la fase iniziale finisce, il percorso formativo si conclude, ci conosciamo già a vicenda, detto in parole semplici. Quindi noi sappiamo già come rapportarci, noi conosciamo gli uffici di prossimità, i referenti degli uffici di prossimità conoscono noi in modo adeguato per poter davvero crescere e costruire insieme partendo da quella che è la nostra realtà, perché poi i fascicoli, la gestione dei procedimenti, eccetera, rimane tutta in capo al tribunale. Una cosa che parte male poi si arena, perché se l'ufficio di prossimità deve fare 10 telefonate al tribunale, poi il tribunale, vabbè, alla fine la cosa non va avanti, magari parte bene, ma secondo me poi se non è costruita insieme fin dall'inizio in un rapporto di conoscenza reciproca non può proseguire. Assolutamente, prego. Sì. La ringrazio per aver fatto questo intervento perché mi dà anche modo di fare delle precisazioni rispetto anche alle modalità di sviluppo del progetto. Io ricordo che i nostri beneficiari sono comunque gli uffici di prossimità. Parlo delle regole del progetto europeo. Perdonate se faccio queste puntualizzazioni, ma voi sapete benissimo che i finanziamenti europei hanno delle regole abbastanza serrate, per cui poi se si sbaglia si rischia di non avere riconoscimento della spesa, per cui bisogna essere molto, molto precisi anche nella focalizzazione degli oggetti che vengono trattati. Quindi il nostro riferimento, i beneficiari, diciamo, sono gli uffici di prossimità. E è assolutamente chiaro ed evidente ed è insopprimibile il fatto che ci debba essere una stretta relazione col personale dei tribunali che si relaziona agli uffici di prossimità, ed esattamente per quello che dice lei, perché altrimenti si rischia di fare un progetto che poi, focalizzandosi solo sugli uffici di prossimità, taglia i tribunali e quindi facciamo, come dire, descriviamo il processo in modo incompleto. Quindi l'analisi organizzativa di cui il progetto, che è una componente del progetto, ma è una componente molto importante perché erroneamente si è attribuita molta rilevanza alla componente formativa, e la componente formativa è importante, ma è altrettanto importante la componente organizzativa, che deve servire proprio per fluidificare le relazioni, i processi, efficientare i procedimenti, dare degli standard che siano di facile identificazione e soprattutto, e lo ribadisco, esportabili. Perché l'obiettivo della nostra sperimentazione, noi siamo regione pilota perché dobbiamo produrre un prodotto omogeneo, esportabile in qualunque sede d'Italia. E quindi anche alcune differenze che esistono attualmente tra i tribunali del Piemonte dovranno in qualche modo essere
superate col vostro aiuto, certamente, evidenziando le best practice, insieme a voi analizzando quali possono essere i processi di miglioramento su pratiche esistenti, perché lei dice noi abbiamo delle modulistiche, abbiamo uno standard eccetera, dal vostro punto di vista magari è il migliore possibile, poi dal confronto con un altro territorio, un'altra sede si può verificare che quello standard è migliorabile. Allora, è assolutamente importante la relazione e il confronto, tant'è che infatti nelle nostre indicazioni abbiamo chiesto che le classi, laddove ci siano classi, laddove sia possibile effettuare la formazione in presenza, ci sia sia la presenza dei tribunali che la presenza degli UDP, proprio per promuovere una relazione interpersonale che poi va oltre quel momento specifico della formazione. Quindi sicuramente una componente del progetto importante è quella di sviluppare le relazioni tra i due interlocutori. Quindi da questo punto di vista io la ringrazio per aver fatto questo intervento, perché ci consente in qualche modo di far presente che è un punto alla nostra attenzione. Buongiorno. Volevo porre alla vostra attenzione un problema che magari è tecnico, però è un primo scoglio al quale ci troviamo a dover affrontare: l'attivazione della PEC. Questa PEC poi verrà iscritta nel Reginde e sarà la PEC ufficiale alla quale potranno essere notificati non solo arriveranno le comunicazioni di cancelleria, ma sarà la PEC ufficiale alla quale potranno essere notificati tutti gli atti all'amministrazione comunale. Il problema qual è? Che nel nostro comune dove lavoro ha già una PEC registrata a Reginde, e dove arrivano gli atti, i ricorsi in Consiglio di Stato, eccetera, che è costantemente monitorata, e in questo momento ci troviamo a dire dobbiamo attivare un'altra PEC per lo sportello di prossimità. Non è tanto l'attivazione della PEC, è quello che ne consegue, cioè che non vorremmo che a quella PEC lì venissero notificati tutti gli atti, anche i ricorsi d'urgenza e quant'altro, perché è allo sportello di prossimità ci sarò io e il collega che sarà detto, che a cui daremo mezza giornata alla settimana, quindi non sarà una PEC monitorata. Quindi il primo problema pratico per noi è questo discorso della PEC. Non so se ci sono già delle risposte o se è una situazione che acquisiamo e che poi risolveremo nel futuro. Cioè, non so se avete già avuto modo di... Dottoressa, sì. No, l'acquisiamo sicuramente, però nei primi circondari in cui siamo stati è già un problema che è stato rilevato, problema diciamo più organizzativo proprio, perché stiamo consigliando anche di utilizzare un'altra PEC, perché alcune particolarità anche legate al protocollo renderebbero altre attività più farraginose. Però su questo abbiamo già in mente delle soluzioni, le condivideremo naturalmente con tutti gli uffici, cercando di standardizzare un metodo di lavoro, e vedrete che troveremo il modo di diciamo non inficiare l'attività diciamo standard sulla PEC, anche legata al protocollo e tutto quello che ne consegue, e utilizzare la PEC dedicata a questo servizio in maniera che diciamo tutto possa essere comunque tracciato, utilizzabile da parte di tutte le persone che hanno a che fare con l'ufficio di prossimità e che dovranno tenere traccia di una serie di attività. A questo proposito aggiungerei solo che anche, perché l'abbiamo già cominciato a dire, anche nelle attività di formazione, eccetera, così, stiamo chiedendo sempre di più di prevedere, anche se ci sono persone che potrebbero intervenire in sostituzione o eccetera o quant'altro, di far venire in formazione più gente possibile, perché per noi è rilevante il numero di persone. Ma poi se nel caso abbiamo visto in alcuni posti c'è una persona sola, se questa non è disponibile, cercare di già immettere, se possibile, se qualcuno è già individuato, anche di altri uffici che temporaneamente potrebbero supplire una volta che l'ufficio è aperto, per dare questo
supporto ulteriore. Ecco, mi è venuto in mente anche in base a questo che sono i primi temi che stiamo trattando presso i circondari. Penso. Ci sono altre domande? Dubbi? Microfono, Simone, microfono, se ce le leggi così le condividiamo. Ma non riesci? No, c'è non. No, c'è un lungo messaggio, poi alla fine la domanda è quando ci possiamo vedere. No, infatti. No, appunto, come dicevamo prima, vi è adesso nella chat anche per chi è collegato a distanza, viene mandato un piccolo link con un questionario dove potete caricare i vostri nomi, riferimenti, anche come ente, il telefono e tutto, perché come dicevo prima vi contatteremo per organizzare primo sopralluogo, primi incontri, insomma per poter avviare il percorso insieme a voi. Contiamo nel brevissimo termine, quindi nelle prossime 2-3 settimane, di riuscire a fare sostanzialmente il giro da tutti. Asti, Vercelli li abbiamo già fatti, ovviamente ci perdoneranno gli amici del circondario di Torino, li metteremo in coda, visto che sono già belli che avviati, però vogliamo partire su tutti, quindi a brevissimo ad Alessandria, a brevissimo Cuneo, Ivrea, e poi dopo appunto Verbania e Torino. Li ho detti in un ordine assolutamente casuale, perché dobbiamo vedere e ponderare un po', insomma, il numero delle persone e anche organizzarci proprio un vero e proprio tour. Insomma, noi veniamo da voi, quindi vivremo in loco, il tribunale, presso gli uffici di prossimità, e non soltanto la prima volta, ma in modo, insomma, ricorrente. Quindi, insomma, è importante avviare bene questa attività, insomma. Non so se c'erano altre domande. Sì. No, certo, come diceva il collega Nasini, avremo ciascun circondario avrà un referente di tribunale e dall'interno potrebbe anche essere lo stesso referente anche per gli uffici di prossimità, ma siamo una squadra, quindi qui con noi chiedo magari di alzarsi. Abbiamo Riccardo Crosara, che è vice gruppo, Mariana Fiorentino, il KPMG, avete già visto il collega Enrico Comini, che vi ha chiesto i riferimenti, se guardate anche la telecamera così vi possono vedere, il collega Mario Di Sivo, che è con noi, poi abbiamo anche altri due colleghi, c'è l'avvocato Cesare De Moro e l'avvocato Ilaria Bassi, sempre per Ciu Gruppo e l'RT, e Monica Menini, stavo dimenticando nel lato, gravissima dimenticanza. Poi vi tocca pagare il pranzo a tutti quelli che non ho nominato. Ditemi se ho nominato tutti i presenti, poi ne abbiamo altri di colleghi che sono oggi non hanno potuto intervenire, volevamo portare tutta la squadra, non è stato possibile. E, abbiamo un gruppo nutrito di esperti, consulenti, giuristi, esperti di informatica giuridica e quant'altro. Alcuni ci aiuteranno prevalentemente in back office, perché stiamo preparando tutti i materiali per la formazione, stiamo preparando tutti gli strumenti che poi serviranno da mettere, insomma, in pratica sul territorio. Avremo i docenti, tanti docenti, quindi alcuni che ovviamente noi siamo quelli che più altri due o tre dovrebbero occuparsi della parte più di diffusione, accompagnamento e della parte di modellizzazione. Poi tutta la parte invece di attività formativa messa in campo, la squadra è altamente nutrita, quindi insomma tutti non potevamo portarli oggi.
E poi ovviamente quando vi contatteremo vi diremo esattamente chi è il vostro referente di circondario, i vostri referenti per l'ufficio di prossimità, e quindi insomma anche perché abbiamo necessità di stringere le relazioni, no? Perché vogliamo lavorare con voi, vorremmo salutarvi dopo tutto questo percorso progettuale, avendo creato le condizioni affinché diventi un servizio strutturale. Anche per questo l'invito del collega Pappalardo di individuare non soltanto chi proprio ci lavorerà all'interno dell'ufficio di prossimità, ma anche sostituti, colleghi, anche soltanto informati, che magari possono partecipare anche alle attività formative, però che ci sia una consapevolezza all'interno dell'ente di quello che è poi l'attività che anche in caso di sostituzione occasionale deve essere e può essere portata avanti. La stessa cosa poi l'attività con i tribunali. Prima veniva menzionato il centro di competenza, è molto importante creare le condizioni finché anche a livello di sostegno per chi lavora sul campo ci siano le condizioni per poterglielo fornire dal tribunale, perché poi il tribunale è un'entità, un'organizzazione viva, dinamica, nel breve avrà scossoni forti alla luce del PNRR, quindi c'è necessità di organizzare bene non soltanto chi dovrà andare a smaltire le pratiche degli arretrati, ma tutta l'organizzazione che possa essere poi di sostegno e supporto a tutto il resto. Quindi è un progetto molto articolato e sfidante, però c'è chi ci ha dimostrato che è possibile farlo, e quindi sono anni che stanno lavorando, quindi confidiamo di riuscire a accompagnarvi tutti a un rapido avvio e un successivo consolidamento, creando poi quelle condizioni affinché anche colleghi di altri enti possano accorgersi della bontà di questa iniziativa, insomma. Volevo segnalarvi che, come avete visto, noi abbiamo attivato una casella di posta elettronica dedicata, su cui in ultima analisi, se non sapete proprio a chi rivolgervi, nel senso che in questa prima fase di attivazione, individuazione dei vari referenti, potete comunque sempre eventualmente scrivere al nostro indirizzo dedicato, quello che abbiamo comunicato nella lettera di convocazione, e anche qualora venissero fuori dei dubbi, delle domande sulla giornata di oggi, potete scriverlo lì, in modo che possiamo eventualmente fare da snodo su questioni e problematiche che voi evidenzierete. Sì, in questa strada va anche quello che prima vi raccontava il collega Pappalardo rispetto all'help desk, no? Noi attiveremo un help desk che mirerà a raccogliere le vostre richieste, esigenze su tutti i vari argomenti che riguardano l'ufficio di prossimità, quindi carattere organizzativo, giuridico, informatico, eccetera. Poi lo prendiamo in carico, vi contatteremo, quindi da soli non è un tentativo di prendervi per mano e accompagnarvi passo passo. Ecco. Aggiungerei solo un'altra cosa, perché scusate, Paola Blingini della Regione. Così? Ok, grazie, scusate. Dicevo che oltre all'attività che svolge il raggruppamento, la Regione fa anche delle attività direttamente, e come sanno gli uffici che sono già attivi, per esempio l'attività di monitoraggio rendicontativo nei confronti del Ministero viene svolto da noi, per cui era solo per avvertirvi che ogni due mesi vi disturberemo, e una volta che sarete partiti, quindi c'è una parte di attività che viene svolta anche direttamente dagli uffici. E ovviamente l'indicazione che dava la dottoressa Garofalo era anche ai rapporti più istituzionali, nel senso che ovviamente le domande più operative sul progetto dovranno essere indirizzate direttamente al raggruppamento, ma qualsiasi altro problema più organizzativo dovrebbe essere invece sollevato nei nostri confronti. Credo che la dottoressa Garofalo l'abbia detto, ma come avete visto abbiamo avuto un po' di problemi, quindi non ho seguito come dire, con grande attenzione l'intervento. Ovviamente saremo tanto più un punto di riferimento nei confronti degli uffici giudiziari quando partirà l'attività di digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione,
perché anzi, come dire, il rapporto dovrà essere stretto perché avremo bisogno del vostro aiuto per rendicontare l'attività e quindi come dire, coglievo l'occasione per far presente che lì avremo ancora più bisogno del vostro aiuto. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, con l'auspicio che magari vengano successivamente, mentre tornate a casa, mi vengono i dubbi e quindi poi ci scrivete, e questo è sicuramente utile. Noi vogliamo ringraziarvi, è stato un piacere intanto rivedervi in presenza, perché insomma, l'ultima volta che abbiamo fatto, l'anno scorso, abbiamo fatto quel webinar dove io mi guardavo nel video, cioè mi sentivo veramente un po' triste. È comunque decisamente meglio potersi vedere, incontrare, è stata anche un'occasione per poter condividere appunto lo stato dell'arte e speriamo di aver anche instillato in voi il desiderio di confrontarvi tra di voi, perché anche l'obiettivo di questo progetto è quello di avere uno scambio di esperienze interufficio, interistituzionale, per poter migliorare i nostri servizi ai cittadini, che è l'obiettivo di tutti noi. Grazie e buona prosecuzione e buon lavoro e buon ponte.